Sempre l'inflazione al centro delle attenzioni macroeconomiche e i dati diffusi questa settimana dall'Istat confermano l'accelerazione dei prezzi al consumo che è in corso. I dati definitivi di giugno che sono stati diffusi parlano di una crescita dell'indice nazionale all'8% e all'8,5% dell'indice armonizzato. Siamo su valori che non si registravano da 40 anni. In particolare la diffusione di questa crescita sta continuando dai beni energetici a tutti gli altri beni e servizi, in particolare gli alimentari, spingendo verso l'alto il cosiddetto carrello della spesa, che ha toccato a giugno l'8,2%, a un precedente nell'86 all'8,6%. Nella nota Istat diffusa questa settimana ci sono due aspetti importanti sull'inflazione. Il primo si fa notare come senza gli interventi sull'IVA dello scorso autunno e sulle accise carburanti a marzo di quest'anno fatte dal governo, l'indice armonizzato a tassazione costante sarebbe più alto di un punto, al 9,6%. Seconda indicazione importante è che l'impatto dell'inflazione è molto differenziato sui nuclei familiari e quelli con una capacità di spesa minore hanno un'inflazione di quasi 4 punti superiore a quella delle famiglie con una maggiore capacità di spesa. Questa settimana Istat ha anche diffuso i dati sulle compravendite immobiliari del 21 che hanno fotografato una crescita superiore al 19% rispetto al 19, cioè prima della crisi, e una pubblicazione sulle catene globali del valore che segnalano che oltre l'85% delle attività degli operatori economici nazionali avviene all'interno dell'Eurozona e dell'area 27.